Da Ettore Petrolini. Col Milazzi scherzi, nessi stupidaggini e freddure. Cose serie pur facezie, cose molle e cose dure. Cose dette ancor da dire. Frasi fatte, frasi sfatte. Desiderio di morire. Salamini e caffè latte. Parodie e caricature, canzonette maltusiani, prese in giro, corbellature di cervelli poco sani, ed aneddoti avventure di teatro e di caffè, storie chiare e storie scure. Erano due e or sono tre. Sguardi arditi, appuntamenti di donnine innamorate, convulsioni, svenimenti, a pagarle risparmiate, baci, smorfie, letterine quasi sempre profumate, bianche, azzurre, verdoline, ma toujours sgrammaticate. Questo è il libro, bello e brutto, pazzo, sciocco, intelligente, non c'è niente e c'è di tutto, c'è di tutto e non c'è niente. Minestrone di sciocchezze, sale, pepe, pepe, sale, miele, zucchero e amarezze. Ruzzoloni per le scale, fischi, applausi ed altre cose, terzo premio, grande encomio. Rose, spine, spine, rose, fa piacere, manicomio. Pesantissimo futurismo d'ogni luogo e d'ogni età, buon umore e menegrefreghismo e parole in libertà. Chi è l'autore? Son 300, dritti e storti, lunghi e corti. Teste quadre di talento, son 300 e non son morti. Questo è quello, tal dei tali. Tizio, Caio e Petrolini, sei poeti dozzinali, quattro geni e tre cretini. Questo è il libro, così è nato. E così vivrà e morrà. Leggi, infin, se ti è piaciato. E puoi anche ridere. Renato De Paoli interpreta Ettore Petrolini.